amo i cineforum, amo i dibattiti dopo il cinema, e appunto, visto che ora il sociale, poi se voi ne parleremo, mi sembra una parola così tanto bistrattata e anche un pochino sottovalutata, ormai il social sta vincendo sul sociale, allora secondo me invece il cinema è sempre una grande occasione sociale. E visto che qui a Maratea fanno davvero, realizzano tante iniziative, le fanno veramente, concretamente, magari l'amministrazione ti potrebbe ascoltare, c'è anche il sindaco e perché no, ne parliamo dopo. Ma magari, fare il direttore di un cinema per me è il top assoluto, io vorrei, infatti quando mi dicevano, io sai che strappavo i biglietti al cinema, io facevo il proiezionista. Cioè io, tu hai fatto un milione di cose, no, ora perché raccontarle tutto è complicato. No, ma ci mancherebbe, però secondo me fare, cioè il cinema, cioè Tornatore ha vinto un Oscar con questo, no? Cioè nel senso che il cinema è una droga bellissima, è una malattia, nel senso, io vado al cinema quando posso tutti i giorni, no? E quando poi le persone mi dicono ah sì l'ho visto, poi sai no guardo la serie la sera, ma va benissimo, però insomma non ci dobbiamo dimenticare che il cinema è una terapia contro la solitudine. È un posto dove si riesce a sognare meglio, è un posto dove si ama meglio, e io le cose più importanti della mia vita, dopo mio padre e mia madre e dopo qualche insegnante lungimirante a scuola, l'ho imparate dai film. Sono quindi il cinema è una delle più grandi forme di educazione al mondo. È un'occasione di vita stupenda. E visto che appunto racconti del fatto che ti sei prodigato in lavori come quello appunto al cinema, quanto è importante, quanto sarebbe importante per i ragazzi poter toccare con mano già da giovanissimi le loro passioni attraverso dei lavoretti? Perché ormai i genitori sembrano proteggere così tanto i loro figli pensando che sia sbagliato invece toccare con mano il lavoro. Sì, mi dicono i miei amici che hanno dei figli, mi dicono che c'è qualcosa di temibile che io non conosco, che sono le chat di classe, che mi dicono che deve essere una cosa tremenda. No, assolutamente, bisogna lavorare tanto, e non so se i ragazzi hanno voglia di lavorare, insomma io ne avevo tanta e ne ho ancora tanta, e spero che appunto i giovani abbiano voglia di cimentarsi in questo. Ma ci manca, c'è una cosa, capito, che è un grosso equivoco. Io mi ricordo che scoprii per caso Walter Chiari, scoprii per caso Murnau, ero mosso da una grande curiosità, avevo un motore di ricerca per imparare la Seconda Guerra Mondiale che era mia zia Editta, e avevo un motore di ricerca per imparare le cose che era mio padre, oppure un'enciclopedia che si chiama Universo. Oggi stiamo vivendo in un grande bluff dato dal fatto che c'è un unico motore di ricerca, e su questo motore di ricerca cerchiamo sempre le solite cose. È paradossale di come si stia perdendo la curiosità, e perdere la curiosità significa perdere anche la memoria, ed è per questo che secondo me questo momento storico così delicato, in cui io credo che alla fine dopo la ruota, il fuoco, il web sia una delle più grandi scoperte dell'uomo, ma è la prima volta che i ragazzi padroni uno strumento meglio dei genitori e meglio dei maestri. Quindi se un ragazzo a 15 anni doveva imparare ad accendere un fuoco, lo chiedeva a un maestro o a un genitore. Oggi per accendere un iPad un ragazzo di 15 anni non lo chiede a nessuno, lo sa fare meglio dei maestri e meglio dei genitori. E in questo momento così curioso, secondo me c'è una cosa che dobbiamo tutelare affinché possa consentire al nostro mondo di andare avanti, che è proprio la cultura, e riuscire a far capire ai ragazzi che la cultura è la cosa che li fa votare meglio, essere meglio, vivere meglio, fare meglio l'amore, divertirsi meglio, sbagliare meglio. Però credo che sia proprio un grande dibattito culturale quello che si debba fare, e sono felice che se ne possa fare anche in belle occasioni come queste, perché il cinema è, cacchio, veramente cultura.